Ciao a tutti e bentornati alla live su Farming Simulator 22. Dunque, oggi a mezzogiorno avevamo un'altra live, siamo andati avanti abbastanza, ho lavorato di nuovo i due terreni, ho acquistato un nuovo macchinario che è questo, Lullo. Eccolo qui. Ho seminato i due terreni di nuovo con l'orzo. Li ho anche fertilizzati, ho levato le erbacce e siamo in attesa che cresca tutto. Scusate se i movimenti con il mouse sembrano essere un po' scattosi, ma purtroppo con il mouse adesso ho veramente poco spazio perché ho il secondo controller già collegato. Allora, stiamo a dicembre, stiamo aspettando che arrivi giugno così riesco a vendere ancora la soia che avevamo raccolto un paio di episodi fa, e nel frattempo aspetto che anche la serra cresca un po' qualcosa, insomma, perché è uscito un solo pallet e vorrei vendere, e credo che il secondo pallet è abbastanza al di là da venire, quindi non riuscirò purtroppo, cioè potrei vendere un pallet solo, ma è un po' troppo poco. Quindi nulla, aspetto che eventualmente passi un'altra giornata e andiamo direttamente a gennaio. Ok, adesso effettivamente un altro pallet è venuto fuori. Abbiamo ancora discreto materiale per tutto. Quindi direi che adesso sì, vado a vendere questi due pallet perché almeno insomma qualcosa riusciamo a fare. E dunque i cocomeri. Eccoli qua. Gennaio è un buon mese effettivamente, meglio forse febbraio questa volta, però comunque già siamo a un buon livello. Vediamo chi è che acquista meglio questo, direi al supermercato. D'accordo. Allora, vado a prendere il trattore con il giusto rimorchio e poi andiamo a vendere quella roba lì. Metto dall'altro lato così ho già la manovra fatta. Andiamo a vendere. Sempre belli fermi. Vabbè. Niente, io pensavo di evitarli, invece no.
Siamo quasi arrivati, giusto in fondo alla strada a sinistra dove girano quei veicoli. Ottimo, e quindi sono 7.616 euro che ci sono entrati con questa vendita. Adesso penso che farò una cosa, torno lì alla fattoria, alla Sera. E cambio, non facciamo più cucume, rifacciamo altro, vediamo quanto frutta altro che può produrre. Se non ricordo male può fare le carote. Quindi penso che gli farò fare quelle. No, no, ho sbagliato uscita. No, perfetto. Una volta che mi sbaglio io, suonano tutti. Era questa l'uscita. Va bene, allora torno la sera e gli do come produzione, anziché i cocomeri, gli faccio fare le carote.
Qui siamo a un numero di cicli più alto, effettivamente, perciò dovremmo avere i risultati più in fretta. E abbiamo già qualche carotina che spunta. Ma adesso aspettiamo. Quindi siamo a gennaio, non possiamo ancora fare null'altro. Andiamo avanti e andiamo a febbraio. Allora, qui abbiamo già un pallet di carote che è uscito fuori. Sta finendo l'acqua, perciò andrei a recuperare un po' d'acqua, effettivamente sarebbe il caso. Questo è completamente vuoto, perciò adesso partiamo e andiamo a caricarlo. Adesso risaliamo, torniamo indietro. Perfetto, ricarichiamo l'acqua.
Lasciamo pure questo qui. Non so se mettere eventualmente dei semi, però penso di no, perché comunque abbiamo già una buona quantità. Altro non possiamo fare, perciò adesso voliamo a marzo. Molto bene, abbiamo tre pallet adesso di carote e i semi stanno quasi per finire, però posso aspettare ancora un mese in teoria, anche se forse non è proprio il caso, ma no, vado a prendere un pallet di semi, forse è meglio. A parte che ne abbiamo anche già uno qui, potremmo anche pensare. Eh beh, no, è quasi finito. 104 litri su 2000. È praticamente finito. Ne prendiamo un altro. Allora, quello buono è questo. Ah, sono 1000 in realtà. Prendiamoci questa palla gommata. Ci portiamo questo pallet a casa. Un attimo il condizionatore, che effettivamente comincia a fare il caldino. Ok, ha fatto, perciò adesso questo al solito lo lascio qui. Riporto a posto questa.
Allora, adesso torniamo qui. E vediamo dove andare a vendere i pallet di carote. Dunque, la carota 64,791. Un 8,65, un 8,87. Vince il ristorante. Andiamo a vendere le carote al ristorante adesso. Stavolta ci mettiamo così perché il ristorante è da quest'altra parte, quindi veniamo qui, carichiamo i pallet e andiamo al ristorante. Il ristorante si trova da questa parte. Ciao Nakito! Ciao Serena, ti sento ma non ti vedo. Solito problema dell'app. Ah. Fammi sapere eventualmente se risolvi, per favore, ok? Allora, sto andando a consegnare le carote perché ho cambiato produzione adesso dalla serie non produco più i cocomeri ma le carote e sto cercando l'accesso, eccolo là, l'accesso al ristorante dove ce le compra meglio. Da questa parte. Provo a cercare una soluzione, se risolvo ti dico. Grazie, Nikito. Intanto sto vendendo le carote qui al ristorante. Sta scaricando. Aspettiamo. Magari facesse un po' più rapidamente. Molto più rapidamente di così, per favore. Io sì, tutto bene, grazie. Tu, Nakito? Rapido. Vabbè. Ottimo. 5.661 euro prodotti con questi tre pallet di carote. Sì, effettivamente i cocomeri erano più redditizi, però diciamo che va bene anche così, dai. Beh, sono al lavoro in attesa di iniziare il turno, lascio giudicare a te. Bene, ma non benissimo, immagino, vero? Allora, rimettiamo questo a posto. Si potrebbe stare meglio, sì, mi ricordo quando anch'io ero impiegata, insomma, avevo un lavoro e iniziare a lavorare è sempre una cosa, una rottura di scatole. Poi quando mi trovavo lì, ormai ero lì.
e me lo facevo andare, però non vedevo l'ora di finire effettivamente, soprattutto negli ultimi tempi. Allora, qui abbiamo fatto, perciò è marzo, ancora non possiamo andare a vendere la nostra soia. Esatto. Dobbiamo aspettare giugno. Perciò adesso andiamo direttamente ad aprile. Ok, qui è venuto fuori un altro pallet. Abbiamo ancora discretamente tutto, però acqua e fertilizzante dobbiamo aspettarci di riempirli di nuovo presto o tardi. Non abbiamo altro da fare, perciò andiamo a maggio. Perfetto, questa volta abbiamo ben 3 pallet. Possiamo ancora permetterci di aspettare un mese qui. Però possiamo andare a vendere le carote. E vediamo un attimo adesso le carote dove è meglio che le possiamo vendere. Il periodo migliore ovviamente è gennaio, ma non aspetto perché ho bisogno di soldi. 1,6 a 10, 1,7 a 71, 1,7 a 98, perciò sempre al ristorante. Torniamo al ristorante e vendiamo altre carote. Ok, portiamo di nuovo le carote lì. Ma no, lì è chiuso, ok. Pensavo di tagliare qui a sinistra, invece no, è chiuso. Dai, ti saluto, ci sentiamo nella live di domani se mi sveglio. Buon proseguimento. Grazie Nakito, ciao, buonanotte e buon lavoro. Entro di retromarcia, voglio vedere se eventualmente è più facile uscirne, ma penso di sì, perché insomma. Ok, inizia la vendita. Certo che però potevano fare la vendita da qui al ristorante più rapida. Possibilmente anche più lenta rispetto a prima, credo. Adesso accelera. Lo lascio qua, va. Sperando che sia più celere.
Ah, ha fatto un pallet solo, gli altri li ha bellamente ignorati, ottimo, bene così. E allora mi sa che devo fare una cosa. Comunque intanto quelli erano 1812 euro. Spero che così adesso funzioni. Funziona. Niente, non potevo entrare, non posso entrare di retromarcia qui, se no non lo prende. Va bene. Buono a sapersi, perché vuol dire che eventualmente devo entrare per forza così. Risparmierò tempo la prossima volta, dai. Dai, ha quasi fatto. Già è lento di suo, poi mi ha preso solo un pezzo, certo. Fantastico. Va bene. Allora, ha finito e sono altri 3.584 euro. Adesso usciamone. E torniamo alla base. Ok, questo adesso lo appoggio un attimo così, poi spero di poter andare a vendere la soia adesso. Allora, prima di vendere la soia, vado a vedere un'ultima informazione qui dove c'è appunto la soia, qui. Ok, molto bene. Già è molto interessante qui perché al Northern Railroad, insomma, è ben valutata. Aspettiamo un mese e dovrebbe essere anche più alto. Perciò adesso andiamo a giugno. Bene, qui sono intanto usciti due pallet. Per curiosità guardo qui e sta finendo di nuovo l'acqua, perciò la devo andare a riprendere e devo cominciare a valutare di rimettergli il fertilizzante. Perciò qui di acqua ne abbiamo, però è meglio, cioè sarebbe meglio se eventualmente l'andassi a prendere. Facciamo una cosa. Intanto scarico questa. E penso che per un soffio abbiamo riempito tutto. Vediamo un po'. Sì, per un soffio abbiamo riempito tutto. Perciò adesso rimetto questo rimorchio a posto.
andiamo a vendere la soia. Devo vedere se questo trattore riesce a reggere il peso di questo rimorchio pieno o comunque con carico. Carichiamo qua la soia, tutto quanto, e andiamo a vedere dove venderla al meglio. Dunque, al meglio sarebbe al Northern Railroad, perciò dobbiamo riusare di nuovo il treno come l'altra volta. Anzi, no, lo levo, perché tanto il punto è un altro. Però me lo devo ricordare qual è. Dunque, qui. Ok, facciamo così che facciamo meglio, se no aspettiamo il solito giorno prima che si sblocca tutto. E poi andiamo a sinistra. Scarichiamo. Lasciamo il trattore qui e chiamiamo il treno. Arrivando, aspettiamo. Ah, è proprio andato via. Ottimo.
ed eccolo qua. Allora, andiamo avanti. Un secondo, ragazzi, scusate. Perfetto, carichiamo tutto. Ok, e adesso andiamo a vendere la soia. Lo so, ragazzi, io l'avrei, se quel camion non fosse passato in tempo, io l'avrei tranquillamente investito. Così. Bene ragazzi, adesso abbiamo venduto tutto a 68.597, che è un buon risultato. Siamo a 148.200, ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Adesso con questo trattore torniamo alla base e mandiamo avanti il tempo.
Molto bene ragazzi, siamo a veramente un buon punto. Vi ricordo che il mio obiettivo in questo momento è arrivare ad acquistare questa parte di terreno che ha un valore però di 859.000. È veramente tanto, veramente tanto. Ma siamo a un buon punto perché abbiamo scavallato il centinaio e questo ci può aiutare a fare una cosa molto importante che ci aiuterà poi a fare anche più soldi, ovvero l'acquisto di una fabbrica. Se riuscissimo ad acquistare una fabbrica, una qualunque, se vediamo anche per esempio se riusciamo a fare il mulino, facendo il mulino possiamo fare la farina e quindi possiamo vendere frumento e orzo a un valore più alto rispetto a quello che attualmente ci frutta. Se andiamo ad analizzare queste parti qui abbiamo una serie di fabbriche: Gran Silo, Laser Imports, Caseificio, Carpenteria Palleco, che anche quella è una cosa sarebbe interessante insomma da fare, Sartoria, Forno, anche se senza il mulino non ci serve molto il forno, Pasticceria, scusate, ok, qui abbiamo detto c'è il caseificio, tessuti, blocchi di cemento, ci deve essere un mulino da qualche parte, la segheria no, mio non ci interessa, eccolo qua, mulino per grano. Andiamo a farci un salto. Questo è il mulino, ovviamente noi non possiamo semplicemente chiedere di farci fare la farina, ma dobbiamo proprio acquistarcelo. Qui possiamo comunque già al momento vendere e basta. E ci costa 96.000 euro e effettivamente li abbiamo. Per chi se li ricorda, ragazzi, questi sono i ruderi delle varie macchine che c'erano in Farming Simulator tipo il 2011, così. E niente ragazzi, ci costa 96.000 euro. Noi raccogliamo l'orzo intorno ad agosto, luglio-agosto così. Perciò potremmo aspettare luglio-agosto, raccogliere eventualmente l'orzo, venire qui, acquistarci il mulino e poi produrre la farina e venderla direttamente. Non sarebbe affatto male perché così eventualmente ci costa, cioè, ci entrano molti più soldi. Faccio vedere. Allora, se io adesso vendo per esempio l'orzo, lo vendiamo al meglio possibile a 981. Ok? Eventualmente il frumento a 1136. Questa volta effettivamente il frumento vale di più. Ma se eventualmente andassimo a produrre la farina, ecco quanto ce la vendono, ecco quanto ce la comprano. Anziché 980, stiamo parlando di oltre 5.000. Al meglio 5.995. Chiaro che il momento migliore sarebbe dicembre, però se nel momento in cui noi andiamo a dire alla fabbrica di vendere istantaneamente, ovviamente vende sempre. Il che non è male perché se siamo per esempio adesso a giugno, che è uno dei mesi peggiori, anche se il mese prossimo è il peggiore, stiamo comunque sull'ordine delle 5.955, qui ci segnala addirittura il minimo a 4.998, che è comunque meglio rispetto alle 980 che ci aspettano.
Allora, torniamo qui e andiamo a luglio. Qui abbiamo ben 4 pallet di carote da andare a vendere. E il fertilizzante comincia a essere basso, quindi in teoria dovremo caricare di fertilizzante. Dove andiamo a vendere bene la carota adesso? Vediamo. Le 4.500. 1.700 al Denton Bakery, che si trova sempre qui in alto. Quindi prendiamoci il trattore e andiamo a Denton Bakery a vendere le carote. Ok, andiamo. Eccolo qua, eccolo qua. Con comodo tutti, eh? Comodi. E sono altri 6.875 euro, che comunque non è un risultato male, visto che comunque le carote hanno un ciclo di produzione più elevato. È vero che sul momento sembra che i cotonori rendano di più, ma è anche vero che siccome vengono prodotte più rapidamente le carote, alla fine sono quelle che rendono di più.
Bene. Vediamo a che punto stanno i terreni. Dunque, sono pronti, tutti e due, pronti per la raccolta. Perciò, non potendo adesso lavorare perché sta piovendo, intanto ci andiamo a preparare i veicoli. Quindi, prima cosa da fare con questo. Prendo la lama della raccoglitrice e la sposto. Questa è una. Dopodiché prendiamo la raccoglitrice e ci prepariamo a raccogliere. Ovviamente non possiamo fare nulla perché piove, quindi dobbiamo solo aspettare, però intanto siamo pronti. Non so perché, ma non mi tornano i conti. Ok, adesso anche gente dietro, perciò non mi posso neanche muovere. Niente, c'è qualcosa che non torna. Scusate un attimo, ragazze.
Non riesco a levare la lama. Allora, forse perché piove. Facciamo così. Vado avanti con il tempo. Aspetto che spiova un po'. Ok, allora ha smesso di piovere. Vediamo se riesco a levare la lama da qui un attimo. Non capisco. Allora, sono riuscita a uscire da qui. Però adesso ho il trattore bloccato. Non capisco. Comunque, adesso mi metto qui e comincio a raccogliere. La differenza rispetto alle altre volte è che, appunto, prima, vabbè, questo lo apriamo, però poi un attimo abilito l'andana paglia. Quindi adesso accendo e lascerò l'andana, che poi andrò a raccogliere con l'imballatrice che abbiamo acquistato. Al solito, ragazzi, adesso io mi faccio il margine.
Adesso riprendo da qui. Adesso praticamente appena abbiamo finito di raccogliere qui l'orzo, ovviamente anche sull'altro campo, tornerò qui con un trattore, con l'imballatrice, e praticamente raccolgo lo scarto che vedete lì e lo trasformo in balle di paglia. Siamo già al 50% di carico e noi continuiamo. E siamo a 80%.
ancora poco e svuotiamo per la prima volta la raccoglitrice. Adesso estendo il condotto, vado a prendere l'altro trattore e svuotiamo il carico, cioè questo. Ops, sì, vabbè, con penetrazioni varie, aiuto. Non lo sto vedendo molto per la quale stasera questo farming, eh. Ripieghiamo il condotto e continuiamo a lavorare qui. Accendiamo la macchina. Ci mancavano 350 litri per finire. Dunque, facciamo il margine anche da questa parte.
Solito dall'altra parte faccio un altro bordo. Siamo al 50%, però adesso io devo necessariamente spostare quel veicolo perché altrimenti diventa un problema. Recupero questo margine qui. E mi fermo un attimo perché devo levare quello. Ragazzi, io non so che cosa è successo prima perché mi si è completamente bloccato. Provo a fare una cosa. Allora, staccando il rimorchio effettivamente mi fa camminare. Adesso funziona. Non so proprio dire come mai si sia bloccato prima comunque.
comunque adesso continuiamo la raccolta. Allora, ripartiamo. Siamo al 80%, tra poco dovremo fare un secondo scarico. Si è riempito, perciò adesso andiamo con il secondo scarico. Ragazzi, sto andando da sola senza l'operaio perché voglio tenermi più soldi possibili, proprio perché voglio andare a fare la fabbrica. Quindi non voglio perderci troppo, insomma.
torniamo su questa e ripartiamo. Siamo di nuovo al 50%.
siamo arrivati a un punto, insomma, dove siamo quasi alla fine, ecco, manca giusto questa piccola parte qua. Siamo all'80 e ancora pochi passaggi abbiamo finito su questo campo. Per questo campo è tutto. Ops, però in realtà volevo solo spingere il sistema. Allora, lasciamo la lama sull'altro, sul trattone, quello blu. New Holland. Siamo storti. Spengo e andiamo a usare il New Holland, spostiamo prima la lama. Ci posizioniamo qui così. Ecco,
Qui spengo e vado a prendere la raccoglitrice. E adesso attacchiamo la lama. Stavolta si leva normale. Adesso aspetta, questo non è il mio terreno, no, è questo. Inizio a raccogliere, lasciando sempre le andane.
Allora, estendiamo il condotto e andiamo a prendere l'altro trattore con il carrello, cioè questo. Adesso saliamo e scarichiamo la raccoglitrice. Perfetto, ripieghiamo il condotto e continuiamo.
siamo a 50, quindi il cassone adesso è pieno per metà. Siamo all'80%. Anche questo adesso è pieno, quindi condotto fuori. Saliamo su questo. E riempiamo il cassone. Vediamo se lo riempiamo del tutto o se serve ancora un altro giro.
No, serve un altro giro. Accendiamo e ripartiamo. Perfetto, siamo arrivati a metà della capienza del cassone.
80%, perciò manca poco al riempimento. Per un pelo non finiamo la striscia praticamente, ragazzi. Allora, è pieno, estendiamo il condotto. Prendiamo di nuovo questo trattore. E finiamo di riempire questo rimorchio. Ok, il rimorchio è pieno, qui adesso spengo, resto su questo trattore e andiamo qui dove abbiamo trovato il mulino, che è qui. Allora, per arrivarci, d'accordo, per arrivarci adesso svolto qui a destra, prendo praticamente il bordo e andiamo fino in fondo, poi cambiamo strada a un certo punto. Quindi qui seguiamo una strada praticamente. Aiuto. Allora, tutto fino a qui. Ora attraversiamo l'acqua. Continuiamo a tenere questo lato.
qui, ragazzi, dobbiamo andare a sinistra. Perché praticamente qui c'è un rivo per il quale poi arriviamo, seguendo questa strada qui, arriviamo al mulino. Quindi adesso entriamo ovviamente nel bosco. Questo trattore, in questa salita con il carico pieno, fa fatica. Secondo me fa fatica anche perché c'è sporco a terra, cioè praticamente c'è tutta questa terra smossa che andrebbe levata. Ok, qui attraversiamo il ponte. Occhio. No, abbiamo sbagliato, ragazzi. Al ponte dovevo girare. Scusate. Vediamo se riesco a girarmi senza fare danni. Ok, esatto, dovevo girare qui. Ed ecco che lì c'è il nostro mulino. Dunque, se io adesso semplicemente scarico, praticamente sto vendendo l'orzo al mulino, qui. Ed è uno di quelli che effettivamente non è che paga meno di tutti, ma insomma non sta messo bene. Ma se io adesso scendo, vado qui e acquisto il mulino per grano, non vendiamo, semplicemente scarichiamo. Ed è quello che faccio adesso. Sì, va bene, rimaniamo con 59.500, ma non è un problema. Perché adesso io scarico l'orzo e, come vedrete, non vendo più. Non ci pagano. Ed è così perché semplicemente adesso dobbiamo avviare la produzione. Vedete che qui adesso abbiamo nel menu, oltre alla serra, proprio la farina. Blocco tutte le produzioni che sono inutili perché al momento stiamo usando soltanto l'orzo. E per produrre, questa è una cosa che purtroppo non sapevo, per produrre ho bisogno anche del pallet. Cento venti cicli al mese per 24 euro al mese. 150 parti di orzo più due pallet fanno 113 sacchi di 113 parti di farina d'orzo. Qui adesso lo metto come vendita e appena posso praticamente porto anche i pallet.
Ragazzi, io mi fermo qui per questa live. Dalla prossima continuiamo a raccogliere eventualmente il frumento, scusate, l'orzo e lo portiamo qui. L'unica cosa è che eventualmente fuori, lo dico comunque così, fuori live, io porterò i pallet perché è una procedura lunga e voglio farvela vedere in un altro momento, non adesso. Ok? Perciò grazie per essere stati di compagnia. Ci vediamo domani alle 21, come stasera, però andremo a fare, mi pare, sì, American Truck Simulator. E poi ci rivediamo eventualmente con Farming Simulator giovedì mattina alle 12. Domani alle 10 sul canale YouTube esce il nuovo episodio di Planet Crafter, perciò vi consiglio di eventualmente di guardarvelo fino a che poi non riuscirò a portarlo qui su Twitch. Grazie, ci vediamo domani sera. Buonanotte, andiamo tutti.